Grazie mille Presidente, colleghi, sono contenta che sia ancora in aula il sottosegretario Crimi, che così mi aiuterà, credo, a trasmettere questa mia presa di posizione, questa richiesta al governo. Tutti noi sappiamo, perché è da 12 giorni che lo leggiamo ogni giorno sui giornali, che 43 naufraghi ormai disperati si aggirano nelle vicinanze di Lampedusa senza riuscire a trovare un posto sicuro in cui sbarcare. E fa vergogna a un continente di 500 milioni di abitanti, fa vergogna a 28 governi e 28 stati assistere, francamente indifferenti, diciamo così, a questa tragedia a pochi chilometri da noi. Sappiamo che la Germania si è offerta di ospitarne, sappiamo, leggiamo sempre sui giornali, che alcuni vescovi hanno fatto la stessa offerta, ma avremo tempo, non voglio buttarla come si dice in politica, avremo tempo di discutere di questo grande dossier in tempi opportuni a partire dalle missioni internazionali. E alla Camera è appena iniziato, con relative audizioni, l'esame di un disegno di legge ero straniero per mettere un po' di legalità e un po' di umanità in tutto questo settore non curato, ma spesso utilizzato per altri fini. Quello che volevo dirle, chiedo di essere interprete presso il governo, che io penso che dopo 12 giorni in questa situazione a 40 gradi un atto di umana legalità renderebbe grande il nostro paese. Non sono una marziana, so perfettamente che è in corso un braccio di ferro paradiplomatico, eccetera, eccetera. Ma io credo che, come dice la legge del mare, prima la gente si salva, poi si discute. In ogni caso, fa grande un paese, come abbiamo appena sentito, fatto anche di grandi personaggi, di grande umanità, un atto di umana legalità che vi chiedo con grande forza. Sono 43 persone di pelle diversa, sono 43 persone, diciamo, non prima gli italiani, ma sono 43 persone di prima le persone. Fateli scendere, poi discutiamo. Grazie.